Vediamo adesso che cosa sono i moti perpetui. Abbiamo già visto il moto perpetuo di seconda specie, che è impossibile e che consisterebbe in un motore termico ideale che preleva una certa quantità di calore da una sorgente calda e trasforma integralmente in lavoro meccanico tutto quel calore, per esempio 100 joule, senza scaricarne nemmeno una minima parte alla sorgente fredda T1. Questo è impossibile e vedremo che rappresenta una violazione del secondo principio della termodinamica, precisamente nell'enunciato di Kelvin. Come può funzionare invece un motore termodinamico ideale che rispetti il secondo principio della termodinamica di Kelvin? Funziona così che deve per forza scaricare una parte del calore assorbito dalla sorgente calda, la deve scaricare in parte alla sorgente fredda, quindi c'è una parte di calore che va inutilizzato, va sprecato inevitabilmente e soltanto una frazione del calore assorbito all'inizio può essere convertita in lavoro meccanico. Ma allora vediamo adesso che cos'era il moto perpetuo di prima specie, che è impossibile anche lui come quello di seconda specie. È un ipotetico ciclo termodinamico, cioè motore termico, in cui addirittura si produce non solo tutto il calore viene convertito integralmente in lavoro, ma si produce un lavoro extra dal nulla, quindi energia dal nulla. Per esempio un motore termico ipotetico che assorbe 100 joule di calore da una sorgente calda e addirittura produce 110 joule di lavoro. Questo è chiaramente impossibile, perché viola la conservazione dell'energia, il principio di conservazione dell'energia che è espresso dal primo principio della termodinamica. Infatti avremmo una creazione di energia dal nulla, in questo esempio 10 joule create dal nulla. Però va notato che invece il moto perpetuo di seconda specie non presenta violazione del principio di conservazione dell'energia, perché effettivamente se ipotizziamo l'esistenza di un motore termico ideale capace di trasformare in lavoro tutto il calore assorbito da una sola sorgente calda, non ci sarebbe nessuna violazione del principio di conservazione dell'energia, perché l'energia sarebbe conservata, 100 joule di calore diventerebbero 100 joule di lavoro meccanico. Quindi evidentemente il principio di conservazione dell'energia, cioè il primo principio della termodinamica, che in questo caso non si opporrebbe a questo moto perpetuo di seconda specie, vuol dire che da solo questo principio dell'energia non è sufficiente a spiegare i fenomeni fisici, i fenomeni della termodinamica, perché se fosse sufficiente consentirebbe l'esistenza del moto perpetuo di seconda specie, che invece è impossibile. Quindi vuol dire che c'è qualcos'altro che impedisce la conversione integrale del calore assorbito in lavoro meccanico. Ed è questo il motivo per cui il primo principio poi è stato affiancato da un secondo principio, proprio per negare questo moto perpetuo di seconda specie che il primo principio consentiva, ma che in realtà non si poteva verificare, quindi vuol dire che c'era qualche altro impedimento, e l'impedimento è legato all'entropia. In poche parole, in modo molto semplificato, l'impedimento è che non si può ordinare in modo integrale una forma di energia disordinata come è il calore. Il calore è una forma di energia legata all'agitazione termica delle particelle, quindi è una forma di energia disordinata, mentre invece il lavoro meccanico è una forma di energia ordinata. Quindi alla base dell'impossibilità del moto perpetuo di seconda specie c'è l'impossibilità di riordinare una forma di energia disordinata in modo integrale. Invece si può riordinare in parte, quindi una parte di questi 100 joule disordinati si possono riordinare in lavoro meccanico, ma il resto rimane disordinata. E quindi il moto perpetuo di seconda specie non viola il principio di conservazione dell'energia, ma viola il principio che riguarda l'entropia, che in modo semplificato si può esprimere dicendo che l'entropia di un sistema isolato è sempre destinata ad aumentare, non può diminuire. Quindi una conversione integrale di calore in lavoro meccanico sarebbe un riordine spontaneo dell'energia, quindi una diminuzione dell'entropia, cosa che non è possibile. Già che ci siamo, allora analizziamo anche come funzionano le macchine frigorifere da un punto di vista qualitativo.
una macchina frigorifera trasferisce calore da una sorgente fredda a una calda e lo fa utilizzando dell'energia che noi forniamo alla macchina dall'esterno in forma di lavoro meccanico. Questo è il modo in cui funziona un frigorifero termodinamico. Per esempio, preleva 60 joule di calore dalla sorgente fredda, con l'aiuto di 40 joule di lavoro che noi forniamo alla macchina dall'esterno, si sommano questi 40 joule ai 60 joule perché a dispetto del segno diverso, meno e più, però sono in entrambi i casi energie che entrano nella macchina frigorifera, come dimostrano le frecce. Le frecce appunto indicano l'energia che entra nel frigorifero, quindi il frigorifero a questo punto ha ricevuto 100 joule di energia e li trasferisce alla sorgente calda. Questo è un frigorifero che è permesso dal secondo principio della termodinamica e ho scelto di mettere gli stessi numeri, ma tutti rovesciati, gli stessi numeri di un motore termico, quindi i numeri sono sempre 100, il lavoro è 40 e l'altro calore è 60 joule, solo che nel caso di un frigorifero le frecce sono tutte invertite e anche i segni dei calori del lavoro. Comunque questo è un frigorifero che rispetta il secondo principio della termodinamica. Qual è allora un frigorifero impossibile che non rispetta il secondo principio? È simile al moto perpetuo di seconda specie, nel senso che è un frigorifero che trasferisce i 60 joule di calore presi dalla sorgente fredda in modo integrale alla sorgente calda, senza bisogno di un apporto di energia dall'esterno. Sarebbe come dire che noi stacchiamo la spina del nostro frigorifero di casa e quello continua a trasferire calore dalla parte fredda, che è la parte interna al frigorifero, e butta fuori quel calore all'esterno. Questo è chiaramente impossibile e rappresenta una violazione del secondo principio della termodinamica nell'enunciato di Clausius, che appunto dice che non è possibile realizzare una macchina frigorifera che spontaneamente trasferisca calore da una sorgente fredda a una calda senza assorbire energia dall'esterno. Dal punto di vista microscopico vedremo, quando studieremo l'entropia, che 60 joule di calore presi da una sorgente fredda non sono come 60 joule di calore ceduti a una sorgente calda. Cioè il calore freddo è peggiore, di qualità più degradata, più bassa rispetto al calore caldo, anche se sono sempre 60 joule. Quindi un frigorifero impossibile, che viola il secondo principio della termodinamica, ipoteticamente farebbe questo, cioè migliorerebbe la qualità del calore, cioè preleverebbe calore di bassa qualità perché preso da una sorgente fredda, lo migliorerebbe di qualità e lo scaricherebbe a una sorgente calda, quindi dopo averlo riscaldato, dopo averlo migliorato di qualità. Questo è impossibile sempre per via dell'entropia.